Ciao ragazzi e benvenuti su GasTube Thumbs. Nel video di oggi vi voglio spiegare una delle cose più discusse tra i batteristi, e cioè vi voglio parlare del rimshot. Quindi oggi vi spiegherò che cos'è il rimshot, oggi vi spiegherò quali sono i pro e i contro, quali sono i generi musicali migliori per suonare il rimshot, quali sono invece i generi musicali in cui non bisogna assolutamente utilizzare il rimshot, e perché vi voglio parlare di questa cosa. Perché io per anni e anni e anni, fino in realtà a non molti anni fa, ho sempre utilizzato il rimshot. Qualsiasi ritmo andavo a fare o passaggio andavo a fare, tutto rimshot, perché suonava tutto forte, perché secondo me era tutto bello. Poi ho incominciato a lavorare, diciamo, ho incominciato a scontrarmi tra virgolette con delle band, con delle persone che invece avevano richieste di suoni anche un po' diverse, cioè che magari cercavano un certo tipo di suono eccetera eccetera eccetera. Quindi ho capito che il rimshot non è da dare sempre così tanto per scontato, ma ogni tanto ci va, ogni tanto no. Quindi oggi vi voglio spiegare proprio questa cosa. Mando la sigla e poi partiamo. Prima di dirvi tutto però vi vorrei chiedere una cosa, perché ho visto che molti di voi guardano questi video ma non si iscrivono al canale, quindi la domanda che vi faccio è: perché? Ci mettete un secondo, iscrivetevi al canale, dato che siete molti di più quelli che non sono iscritti e guardano i miei video in confronto a quelli che sono già iscritti e guardano questi video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, ci mettete un secondo, fate un piacere a me, fate un piacere al canale, fate un piacere a tutta la comunità. Quindi direi che possiamo partire. Per prima cosa vi spiego che cos'è il rimshot, perché tanti che magari guardano questi video e sono alle prime armi potrebbero anche non sapere che cos'è il rimshot. Praticamente, quando incominciamo a suonare la batteria, diciamo, il suono che diamo sul rullante, perché il rimshot è principalmente utilizzato sul rullante, anche sui tom ogni tanto, però non così tanto. Quindi parliamo di rullante. All'inizio cosa si fa quando si suona il rullante? Ovviamente si suona normalmente la pelle. E questo, diciamo, è il suono di rullante normale. Nel momento in cui andiamo a suonare un rimshot, non dobbiamo solamente prendere la pelle come facciamo di solito, ma dobbiamo andare a prendere sia la pelle sia il bordo del tamburo insieme. Quindi, sentite che il suono cambia completamente, proprio un altro tipo di suono, sembra un altro rullante. In realtà o c'è una cosa, nel senso non è che quando decidete di fare il rimshot vi verrà subito perfettamente, quindi pelle normale, rimshot, pa 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 pa, alla prima vi viene. No, dovrete pian pianino studiarla questa cosa, quindi dovrete prenderci un po' la mano col rimshot, diciamo, e mettervi lì e suonarlo tante volte. Quindi all'inizio vi verrà un rimshot su 10, poi 3 rimshot su 10, poi a un certo punto andrete 9 rimshot su 10, poi questo 9 rimshot su 10 diventerà 99 rimshot su 100, quindi ne sbaglierete più pochissimi. Quindi non preoccupatevi se all'inizio fate questa cosa qua, è normale, ci siamo passati tutti, è solo una questione di farlo per un po' di tempo. Allora, perché ho deciso di fare questo video, diciamo? Perché praticamente, come vi ho detto, all'inizio io suonavo tutti i rimshot, poi mi sono imbattuto, diciamo, in una band che sono il Disco Inferno, che è quella con cui suono ancora adesso, e loro mi hanno detto: guarda che il suono di rullante non ci convince così tanto, vorremmo un rullante con un pochettino più di corpo, diciamo, e meno secco. Questo è troppo pa 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 pa, invece ne vorremmo uno più corposo, un po' più grosso, diciamo, come suono. E quindi io ho detto: cacchio, ho sempre utilizzato il rimshot è quello con il suono più grosso che posso ottenere, con il suono più secco che posso ottenere, il suono più forte di volume che posso ottenere, quindi non riesco a capire come fare. In realtà questo non è così corretto, perché nel momento in cui noi andiamo a levare il rimshot acquistiamo molta più pancia di suono. Se prima il suono era super secco, acquistiamo più pancia. Vi faccio sentire un groove con il rimshot, un groove senza rimshot. Come
Come avete sentito, sono due suoni completamente diversi, non sono sbagliati, non è che uno è sbagliato e uno è giusto, ma sono diversi. Se io ho bisogno di molta più secchezza, di un groove molto più secco, allora userò un rimshot. Se io invece ho bisogno di un suono più pieno, ho bisogno di un suono di rullante più panciuto, appunto, posso suonare tranquillamente senza rimshot. Poi io di solito quando suono senza rimshot, e in realtà ogni tanto anche quando suono con rimshot, suono con la bacchetta al contrario, ma oggi non ve ne parlerò perché ho già fatto un video che vi lascio qui in una scheda. Sicuramente il pro del rimshot è che riesce a uscire molto di più come suono rispetto a non suonarlo il rimshot, perché è molto più secco, perché è molto più forte e quindi esce di più, ovviamente. Il contro però del rimshot è che abbiamo sicuramente più armoniche che saranno un pochettino fastidiose. Queste cose si sentono soprattutto se io vado a togliere la sordina che ho messo sul rullante. Se io lo suono senza rimshot, un po' di armoniche le ho. Se io suono col rimshot, sentite che ce ne sono molte, molte, molte di più, e di solito queste armoniche sono molto fastidiose. Quindi questo è una cosa a favore del non rimshot. Inoltre, altra cosa, se noi andiamo ad avere un'accordatura diversa, nel senso un'accordatura più bassa di rullante, un'accordatura in realtà come piace a me, lo sapete, chi segue i miei video sa che mi piacciono le accordature abbastanza basse, il rimshot non va più molto bene. Vi faccio sentire. Ad esempio, una cordatura del genere. Senza rimshot è così, quindi il suono è bello pieno. Col rimshot, sentite che non è il massimo, cioè il suono non è veramente pieno come vorremmo. Quindi in questo caso il rimshot non ci sta per niente. Io quando uso accordature basse il rimshot non lo uso mai, a meno che non voglia un certo tipo di suono particolare, che quindi sia un po' più aggressivo, magari un po' più pungente, anche se sto suonando ad un'accordatura bassa. Ma in generale, appunto, come vedete, questo è un caso in cui il rimshot non ci va. Invece nel caso contrario, se noi abbiamo il rullante super super tirato e vogliamo suonare funky, come sentite qui, il rimshot ci sta alla grande. Perché è proprio il genere giusto, perché è proprio il suono giusto. Se io la stessa cosa la suonassi, vedete che non è la stessa roba, cioè il rullante non è bello secco come prima. Poi in realtà questo rullante che sto utilizzando adesso non è perfetto per fare funk di quel tipo, perché ci andrebbe un rullante un pochettino più piccolo, nel senso sempre 14, ma questo è 14x6 mi sembra, quindi ci andrebbe 14x5x5,5, una cosa del genere, però comunque rende l'idea ugualmente. In generale dipende dai generi musicali e dipende da che cosa vogliamo ottenere dal nostro rullante, però ci sono alcune volte in cui il rimshot è d'obbligo, come ad esempio il funk che abbiamo suonato adesso, mentre quando suoniamo senza rimshot è perché magari stiamo suonando dei passaggi, è perché magari stiamo suonando delle cose a più bassa dinamica, eccetera eccetera eccetera. Invece ci sono altre volte in cui il rimshot non ci vuole assolutamente e può essere utilizzato ma solo come colore particolare. Ad esempio, se penso al jazz, il rimshot assolutamente non ci va mai. Però se io faccio una roba del genere, ok, fatta magari nel linguaggio giusto, fatta nel contesto giusto, eccetera, 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 ma ci sta
Anche questo è un tipo di rimshot. Alla fine sto usando bold e pelle insieme, semplicemente anziché andare con la punta in mezzo alla pelle del rullante vado un pochettino più indietro. È la stessa cosa che si fa nel reggae, diciamo, per riuscire a creare quel suono tipo timbales. Quindi, come vedete, il rimshot può essere utilizzato in tantissimi modi diversi, sia come rullante principale, appunto, sia come modalità di suono principale, sia come colore. Dobbiamo capire però, in base a quello che andremo a suonare, come collocare questo rimshot. Lo facciamo sempre oppure lo facciamo solo in alcuni casi? Ci serve perché serve alla musica o serve solo perché noi vogliamo suonare forte e farci sentire? Magari può anche essere che nel momento in cui noi andiamo a suonare con la nostra band all'aperto serva il rimshot perché abbiamo bisogno di un certo tipo di suono, un certo tipo di volume. Magari la stessa band, le stesse canzoni, dobbiamo suonarle in un locale molto più piccolo e allora il rimshot diventa assordante, quindi andremo a suonare senza rimshot. Quindi ci sono tantissime variabili per suonare o non suonare, cioè usare o non usare il rimshot. Quindi con questo io direi che posso finirla qua, spero di avervi chiarito un po' le idee nel caso aveste dubbi sul rimshot. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi siete dei rimshottari, se invece siete contro il rimshot, se lo usate ogni tanto, in che genere li usate, come funziona, di qua di là, perché magari mi sono dimenticato anche di dire delle cose, quindi dite voi qui sotto nei commenti, così almeno tutti gli altri che vanno a vedere il video, vanno a vedere nei commenti, hanno delle informazioni in più. Con questo vi saluto veramente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile soprattutto. Io penso di poterla veramente finire qua, quindi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, iscrivetevi, mi raccomando, se siete tra quella percentuale di persone che vedono i video e non si iscrivono, mi raccomando iscrivetevi, ci mettete un minuto, neanche un secondo. Ciao.